Allora, voglio cominciare da Alessandro Sallusti. Lo chiedono gli stessi imprenditori agricoli, no? Che gli stranieri vadano nei campi a raccogliere perché altrimenti non ci arriva l'insalata sui piatti. Certo. Sta ripartendo tutta la discussione politica e anche un po' di propaganda su questo. Tu da che parte stai? No, io sto dalla parte dell'Italia e quindi degli imprenditori agricoli che se dicono che in questo momento non servono gli immigrati, io non mi impiccherei a dei dogmi o alcuni casi dei pregiudizi o in alcuni casi a delle ideologie. Cioè in questo momento dobbiamo fare ciò che serve a questo paese. Se gli imprenditori agricoli dicono che servono gli immigrati, io mi chiedo come mai il governo non chieda a chi percepisce il reddito di cittadinanza di andare a raccogliere i pomodori, che non è particolarmente disdicevole, però non voglio entrare in queste polemiche. Se servono gli immigrati, gli immigrati. Se serve l'Europa, l'Europa. Cioè, chi dice no a tutto per questioni ideologiche, no agli immigrati, l'Europa sono una manica di imbecilli, quell'altro, le banche sono degli assassini, tutto quanto, si condanna, al suicidio. La Cioè, questo non è il momento riuscite a di fare fare questa queste norma? polemiche.